Nuovo video GTA 5, nuovo gioco per famiglie, nuove gare bellissime, si continua il torneo e il tipo ha detto gara facile, dura poco e io morite ho paura tutti. Che non sarà facile e che non durerà poco. L'ha scritto il tipo. Raga, ormai le partenze le faccio sempre dai, e comunque sono proprio... Vabbè. Ma porca miseria, raga. Ma sei primo Marco, ma cosa volete da me? Non è neanche iniziata, questo qua ha colpito tutti. Raga, ma perché se si sfiorano le auto ci si schianta? È vero, è stranissimo. C'è qualcosa che non va. Io ti sono sfiorato, Steph, te lo giuro. Ma anche io adesso ho sfiorato leggermente a Fere e ci siamo ribaltati entrambi. Infatti, non ho capito niente. Cos'è quel robo? Oh mio Dio! No, oh, raga, no. Ho preso dei pedoni. No, raga, che è sta roba? Mi sono schiantato sopra. È finito. Cosa? Non è fattibile. Non so neanche perché, non so cosa ho fatto. C'è un pezzo che non si può fare, secondo me, il secondo, eh. Ti fa cadere per forza. Esatto. Potrei urlare in questo momento. Ok, no, tutto a posto. Io non ho neanche la T20, dai. Hai l'Osiris, allora. Va bene lo stesso. Campionissimi. Io non ho capito come si fa. Bene, vedo tutti volare poi, quindi non mi sembra un bel pezzo. No, per niente, Fere. Comunque, Marco, sei a posto, è l'Osiris. Non sto a posto, non ci passa in quel buco. Ce l'ha scritto Osiris Zentorno T20, infatti, quindi puoi farlo. L'Osiris, guarda come cerca le scuse quando non vanno bene le cose. Zentorno, Osiris e T20 sono uguali. Ma ce l'avete fatta, raga? No, ne. Marci sì, Marci zitto. No, sono dietro di Fere. No, non è vero, stai mentendo. Lo hai fatto e non lo stai dicendo. Perché non mi posso mettere in prima persona? Guarda, mi ricordi Mark nella scorsa volta quando aveva mentito. Ah, perché è una gara vecchia. No. Raga, io queste cose le finisco solo in prima persona e non mi ci posso mettere. No, dai, ma che è? Ma cos'è? Steph, dove l'hai? Steph l'ha fatta. Trovata fuori, in un reperto raga, archeologico. Raga, io l'ho fatta da 10 minuti, ho finito la gara. Eh sì. È finita, primo. Meno male. Via, tutti a casa! No, comunque per gli scherzi l'ho fatto al primo tentativo. Quindi non ho avuto problemi. Era facilissimo, basta andare dritti. No, non dirmi ma che non è vero. Point. Ma sì. Che schifo questa gara! No, Steph, non basta andare dritti. Non sta dritta! Non sta dritta! È quello che sto dicendo pure io. Steph ha citato, lo sapeva fare solo lui. Dov'è l'altro checkpoint? Non si capisce nulla dove devi andare. Fere, l'avevi finito? Alla fine l'ha sì, fatta. L'ho finito. Però fa schifo, dov'era il checkpoint? Sopra. Calmiamoci. No, tu, faceva schifo. Tutti calmi. Perché le cose che le scegli tu fanno schifo. No, allora sono state tutte belle. Smettila di sceglierle. Fere, hai rotto le scatole. Tutte belle fino ad ora. Non è vero, erano noiosissime. Questa di slack. Raga, io sono veramente offeso. Gara numero 2. Fere mi ha perdonato. Ora siamo tornati tutti ad essere amici e in famiglia. Non siamo mai stati né amici quindi, né famiglia. Buon divertimento a tutti. Che vinca il pareggio. Ma che pareggio? Perché per terra è bagnato? Per farci slittare e andare fuori. Perché ha appena piovuto. Grazie Marci. Marci, ragazzi, può fare lezioni di scienza, secondo me. Eh sì. Vero? Mm-hmm. Siamo tutti d'accordo? Io sono volata di sotto cercando di schivarvi. Preferisco farmi le gare ultima, guarda, almeno non vi ho in mezzo alle scatole. Ahia, raga. Oggi comunque, davvero. È in cattività, Fere, proprio... Marci, ma cosa ti è successo, Fere? Ascolta, se vai piano cosa devo fare? Vai piano. Senti quegli altri. Ma basta litigare, ragazzi, io sono un po' deluso. Era solo una richiesta di smettere di... Cioè, guardate, mi sono schiantata apposta soltanto per... Mark! Oh! Ma lo ammazzo. Cosa? Vieni qua. No, vieni qui. No, sono in scia, campione. Non è vero, no, è marcio in scia su di me. Hai rischiato brutalmente. No, ma perché... Dove siete? Ah, vi sto raggiungendo. Okay. Raga, io non so perché mi ha tolto tipo il boost e sono andato pianissimo, sono andato, boh. Ma guarda, io ho sbattuto su Marche e ho sbandato io. Questo c'ha l'auto di marmo. Ridi. Tanto non ci arrivi prima. Ti si bucano le ruote. Ma cosa vuoi? Vedrai. Ho messo delle trappole. È andato. Urca! Guarda sta rampona! F1! Allora... Quando arrivo, fai F1 ti schianti sempre. Ma di essere ridicoli. No, ma no. Sapete che cioè, ragazzi, ho un problema. L'F1 mi va fisso. Sì, cioè, continua a girare. Che tu hai un problema. Un grande problema. Però perché scegliere... mi schianti? Quale di tanti vuoi considerare questa... per primo? Questo war ride, quello che è rampa allora. War ride. Insieme. Bello quello rosa. Bello, eh? Bello, sì. Bello. Dietro di te, Marci, quindi lo... Urca! Cosa. Bello! Queste sono affermazioni importanti. Siamo tutti più o meno vicini, allora. Dissing, eh? A parte il campione. Che va in solitaria. Ormai non conosce più gli avversari.
non li ha mai visti. Perché ho sbattuto contro un muro? Urca. Oh, quest'auto oggi non gira. Non so se avete problemi. Aia. Ma non che so bello sto wall ride. Secondo me è colpa di Mark. Che ha messo il marmo nelle auto altrui. Vabbè, hai ragione. Vero? È sempre sembra colpa più di pesante Marco. Del solito da guidare. Forse il tipo di gara, non lo so. Raga, c'è un pezzo meraviglioso. Che bellezza. Guarda qua. No, sto pezzo lo felo per forza. Sto pezzo lo felo per forza. Mi dispiace. Invece no. Qual è? Uff, dopo, è pieno di tubi. È pieno di cose strane. Ma c'è un ma qua c'è Marco. Tubi ovunque. Tubi ovunque. Però oggi sono proprio campionissimo. Cioè, mamma devo aver mangiato. Ecco, mi sono schiantato. I chiodi a colazione. I chiodi. I campioncini. Sono un nuovo cereale, ragazzi. È un nuovo tipo di cereale. Esatto. I campioncini. Li trovate in tutti i market con il mio pollice in su. No, mi è schiantato. Io questo lo sbaglio sempre. Ma no. Nei nuovi The Market. Questa era bruttissima. Ma perché mi schianto nelle... Cioè, faccio le cose difficili, oggi non faccio quelle semplici. Raga, io questa cosa non l'ho fatta. Ho avuto una fortuna incredibile. No, ma quanti sono? Ma proprio sono pesantissima. Questa spirale enorme. Devo andare. Chi è seconda alla fine? Marco o Mark? Marco. Però c'è la spirale che è assurda, Raga, ma è bella anche questa. No, è bella, bella. Cioè, questa è bella. Abbiamo alzato l'asticella della qualità delle gare in una maniera incredibile. No, non esagerare, certo, dai. Siamo i più forti. Eccolo, l'ha detto. Ora ci buchiamo le ruote tutte assieme. Devo andare di qui. Devo andare così. Quanto è lunga ancora? Non ma lo so. Come? No, è finita quasi. Ok. Beh, due giri, ragazzi, sapete che li avrei fatti volentieri. Sì, c'erano, ci stavano due giri. Ci stavano, ma è vero. Però non li abbiamo fatti, mi dispiace, campioni. Siamo brutte persone. Allora, io non vorrei dirvi, però 3 su 3. Quindi deve esserci qualcosa di pesante. Sta succedendo qualcosa nell'alchimia di queste gare. I forti arrivano dopo, tranquillo. Ah, ho capito, di proposito. Sì, perché tanto il torneo è sulla lunga. Ah, esatto, Steph. No, poi mi state insegnando le cose importanti. E perderai come sempre. Sono un po' triste per Fere. Voi siete tristi per Fere? Un pochino. Cioè, mi piace molto quando dice meglio quarti che ultimi. Oddio, ho sbagliato. Meglio quarti che non arrivati. Dove va? Tanto era finita. Prossima. Siamo proprio degli Osiris. Davvero, guarda. Sì, guarda. Davvero, È proprio il modo migliore per descriverci. Steph, rispondi a questa domanda. Perché io faccio video con voi? Non lo so, Fere. Penso che non sai cosa fare, quindi ti unisci. No, io vorrei far notare che tutte le gare faccio la partenza da campioncini. Oggi l'ho fatta anche io, adesso cioè, basta, mi sto emozionando. Oh, ma quanto è veloce, raga? Fere! Fere! Steph non è arrivato! Sì, ma per hai beccato pure me, mannaggia te. Ragazzi, ho slittato dopo averlo preso, non potete pretendere il mondo, scusate. Bene, questo video qua si chiamerà Fere. Oh cavolo, dopo vai. Va bene, va bene. Oh cavolo, ho sbagliato strada, sono andata dritta. Raga, ma uno che più è andato giusto. Dai, non era scontato. Dai, ragazzi, per favore. Campioni. Marci, ma te devi comunque fare sempre il grifere, ma dai, davvero. Ma dai, in un palo di legno. Occhio! Castrare. Ma cos'è questa gara? Marci che griffa le gare degli altri. Campione, giri? Certo. What? Oh, giris. Marci, ti prego. Questo è peggio delle mie, ragazze, oh, giris, però. No, no, ti però ho superato, Sì, questo è peggio. Anche se Marci non lo so. Io, avendolo visto dal vivo, ho notato che ne fa molto di peggio. Non farlo! Anzi, nei video si cane contiene. Schifoso. Perché ridete? Non lo so, sto pensando a Ogiris. Raga, mi prego. No, raga, mi sei cambiata la visuale. Aiuto, ma c'è la visuale. Ma come ti succede? Ma io spero che la visuale è quella. Oddio, quanto è lungo sto wall. È morto mentre che lo faceva, raga. Non lo so. È stato grazie totalmente unexpected. No, mi sei apparso di fronte. Perché? Hai visto, Stefano, come siamo bravi? Sono riuscito a riprenderla, Fere. Oh, anch'io. No, non è vero, sbando, non riprendo, non sbando. Il problema non è stato riprendo l'atterraggio. Vai, per me. No, mi... Ah, mancava un millimetro. Allora, una alla volta, sto andando io, credo. Vai. Piano piano. Raga, vi siete persi. Comunque stanno facendo no, ancora siete un persi la cosa più sto tryhardando. Ah, okay. Ma cosa tryhard? Devi divertirti. No, devo riprenderlo il cane. Sto facendo una curva sotto le ruote. Ma che cavolo. Prendi. Ok. No.
No, prima che cos'è? Quando entri nei container vai velocissimo. Sì, sì, campione, sono dietro di te. No, vabbè, ma se senti il rumore del motore. Siete, ma io cosa, chi, quando? No, tu lo prendi? Certo. Che succede, raga, che state parlando strani? Niente. Niente, c'era un pezzo. Mark? Io odio le gare in strada perché è pieno di ostacoli, le odio, non le sopporto. Mi piacciono di più solo quelle delle rampe. Hai vinto. Tubi, negli stand, via, basta. Ero troppo lento io. Io sono l'eterno terzo. Io sento un ambiente da famiglia oggi che non ho mai sentito, guarda. Però dovresti, dovresti giocare un po' più. Hai ragione, hai ragione. Ma si sta tryhardando come un mazzo. No, 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 lui ha ragione, lui ha ragione. Adesso andiamo tutti assieme a prenderci un po' di cereali campioncini. Li mangiamo tutti assieme con un po' di latte. Con i chiodi. 4 su 4. Cosa sta accadendo qui oggi? Non c'ho parole io, ragazzi. Un applauso. Ha tryhardato come un mazzo. Perché volo? Mamma mia. Aspettate che io sbagliassi un solo wall ride. Ne hai sbagliato due, campioncino. Sei andato dritto sui container. E poi hai sbagliato un wall ride. Se non sbagliavamo avevamo vinto noi. Senti, no. Quasi. Questo è impossibile, ragazzi. Io non so come mi è uscito first try. Vabbè. Io non so. Non avevo neanche velocità, quindi ho preferito. Ma quale è difficile, Steph? Quello fine fine. Quello minuscolo. No, era il più facile. No, certo. Lui è il campione. Oggi io non finisco le gare tutto per colpa di Steph. Io eterno terzo. Perché le fa troppo veloce, quindi io non riesco a completarle. Steph, è colpa tua. No, guarda che male. In realtà niente, è impossibile sta roba, ma che è? In realtà era il cane ad essere no, primo. No, è colpa tua, Steph. No, no, chiedi al cane, no, chi era no, primo. No, è colpa tua. Lui era lì che mi voleva rubare il posto. No, e io lo so, guarda, lo stavo facendo di finita, quindi è sempre colpa tua. È sempre colpa mia. Io vabbè. Di solito arrivo sempre quarta, quindi oggi è colpa tua, Steph. Non te lo perdonerò mai. Raga, ci fermiamo. Secondo video veramente bellissimo. Io adesso vado a mangiarmi un altro po' di cereali campioncini. Andate a cercarli anche voi nel market, che sono veramente fantastici. Qui sotto, come sempre, come altri video, iscrivetevi al canale, capellini, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, 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 ciao.